Il Consiglio regionale del Piemonte si farà parte attiva per rispondere ai bisogni dei piccoli comuni, proseguirà e rafforzerà le tante iniziative rivolte a giovani e studenti e continuerà a seguire e a combattere il fenomeno dell'usura, promuovendo il supporto ai cittadini sovraindebitati. Queste le linee programmatiche per i prossimi 30 mesi del nuovo ufficio di presidenza dell'ente legislativo subalpino, annunciate dai componenti in rappresentanza di maggioranza e opposizione. Il presidente dell'Assemblea e quindi dell'UDP, Davide Nicco, ha spiegato che la priorità è quella di avvicinare l'istituzione regionale a tutti i comuni. Io credo che i sindaci dei piccoli comuni siano un po' gli eroi della politica locale, sono quelli che stanno in trincea, sono quelli che stanno vicino ai cittadini. Se questo ufficio di presidenza saprà stare vicino ai sindaci, potrà recepire tutte quelle esigenze della cittadinanza e portarle all'attenzione sia del Consiglio regionale che della Giunta regionale. A Francesco Graglia, vicepresidente, la delega alla Consulta europea. Ci sono dei progetti da portare avanti che sono assolutamente importanti perché coinvolgono i nostri giovani, coinvolgono 200.000 studenti, l'Europa c'è, quindi bisogna conoscerla. L'altro vicepresidente, Domenico Ravetti, si è soffermato sulla sua delega al Comitato Resistenza e Costituzione. Diffondere la memoria di quegli anni, soprattutto per conservare e rendere vivo l'insieme dei valori della resistenza della Costituzione. Il consigliere segretario Fabio Carosso, con delega agli Stati Generali della Prevenzione del Benessere, al Consiglio delle Autonomie Locali e al Bilancio del Consiglio e Patrimonio, si è soffermato sull'importanza di rivolgere l'attenzione ai giovani. La parola d'ordine è felicità, quindi i ragazzi devono tornare a essere felici, organizzeremo sicuramente una serie di eventi, porteremo questi ragazzi a confrontarsi in momenti importanti dedicati a loro, farli sorridere e farli tornare a casa felici. Alla consigliera segretaria Valentina Cera, le deleghe a Forum dei Giovani, Consulta Femminile e Consulta delle Elette. Questo ufficio di presidenza vuole andare a parlare con le nuove generazioni, proporre progettualità che parlano di cittadinanza attiva, di memoria, di impegno, di partecipazione alla vita pubblica. A Mario Salvatore Castello, consigliere segretario, la delega al Comitato regionale per i diritti umani e civili, ai rapporti con difensori civici e garanti, al Corecom, al sistema informativo e incarichi e consulenza per gli organi di direzione politica. Ci vogliamo impegnare perché per dare voce alle persone bisogna fare in modo che si avvicinino alle istituzioni. La conferenza stampa di presentazione del nuovo UDP è stata anche l'occasione per annunciare i concorsi che il Consiglio regionale rivolge agli studenti e alle studentesse delle scuole piemontesi tramite gli organismi e le consulte in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Il concorso di storia contemporanea, giunto alla 44esima edizione, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione e rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e agli enti di formazione professionale del Piemonte, avrà come premio due viaggi. A Trieste Caporetto, con visita alla risiera di San Sabba e alla foiba di Vasovizza, e a Berlino, con visita anche al campo di concentramento di Ravensbrück. Promuovere l'identità europea e ampliare la conoscenza dei diritti connessi alla cittadinanza europea è l'obiettivo di Diventiamo Cittadini Europei, 41esima edizione, promosso dalla Consulta regionale europea e rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte. I vincitori avranno l'occasione di visitare la sede del Parlamento europeo a Bruxelles e la città di Maastricht, dove fu firmato il trattato che diede via al processo di unificazione politica europea. Torna anche il concorso ambasciatori del Consiglio regionale, giunto all'ottava edizione. Il progetto ha lo scopo di educare e formare gli studenti sui temi promossi dal Consiglio: legalità e uso responsabile del denaro, salute e prevenzione, ambiente e transizione digitale, diritti umani e lotta alle discriminazioni, bullismo e cyberbullismo, perché possano trasmettere ad altri giovani le conoscenze acquisite attraverso il metodo di educazione tra pari. Il viaggio premio sarà a Roma, con visita a Senato, Quirinale e alla sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'importanza è quella di restituire un significato attivo e consapevole agli studenti di quelle che sono le attività della Regione Piemonte e dell'educazione alla cittadinanza veicolate insieme attraverso questi bandi. Le iscrizioni ai concorsi sono aperte fino al 28 ottobre. Gli studenti potranno trattare i temi proposti tramite elaborati scritti,
eventi, ma anche realizzando video, podcast, cortometraggi, servizi fotografici o partecipare ad una gara di dibattito. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cr.piemonte.it.